Benvenuti ad una nuova puntata di Metal Italia Unboxing. Oggi vi parliamo di Where the Gloom Becomes Sound, quinto album degli svedesi Tribulation, nonché terzo sotto Century Media. Molto più che in passato, qui troviamo un definitivo distacco dalle atmosfere death metal più orrorifiche e cimiteriali, a base di creature della notte e tombe sconsacrate, perché l'attenzione si sposta verso tematiche più esoteriche. A livello musicale questo ha comportato una pulizia e rarefazione sempre maggiore dei suoni, con rimandi agli anni 70 e all'heavy metal più classico, con in più una strizzatina d'occhio alla musica darkwave già nel titolo. I pezzi sono molto più orecchiabili che in passato. L'unico elemento estremo, se vogliamo, rimane la voce aspra e ruvida del cantante, mentre per quanto riguarda tematiche e atmosfere, potremmo dire che questo album è una sorta di viaggio esoterico tra dottrine buddiste, elementi terrestri e suggestioni orientali. Questo lavoro segna quindi una metamorfosi importante per il quartetto di Arvika, anche perché è l'ultimo che vede Jonathan Holten in formazione. Il chitarrista, che qui è accreditato come autore principale per musiche e testi insieme ad Adam Zars, l'altro chitarrista, ha infatti annunciato lo scorso dicembre di voler intraprendere una carriera solista lontano dai Tribulation. Quindi in un certo senso potremmo considerare il disco come una sorta di suo testamento spirituale, se vogliamo, anche visti i numerosi punti di contatto con i lavori solisti precedenti. Sicuramente Where the Gloom Becomes Sound è un album che necessita più di un ascolto per essere assimilato in tutte le sue sfumature, ed anche la cura nell'aspetto materiale dell'uscita lo dimostra. Andiamo a vedere nel dettaglio quindi questa edizione limitata. Partiamo dalla copertina. Possiamo vedere come anche in questa i Tribulation si differenziano rispetto alle altre per colori e soggetto. Qui abbiamo semplicemente la fotografia di una scultura di Ferdinand Knopf del XIX secolo su sfondo nero. Apriamo la confezione, quindi l'edizione limitata si compone di un artbook che vedremo tra poco, ci sono due tasche all'inizio e alla fine del libro, dove sono contenuti i vinili. Il primo, bianco, è quello canonico che contiene l'album standard. Il secondo, che se vogliamo è ancora più particolare, perché stampati sopra sia il titolo dell'album che una specie di porta esoterica, se vogliamo, e contiene due bonus track, di cui una della durata di più di un quarto d'ora. L'altra particolarità è che al posto della canonica foto di gruppo abbiamo delle stampe di maschere, calchi di gesso dei singoli musicisti. Qui abbiamo Jonathan Holten, Adam Zars, il batterista Oscar Leander e il cantante Johannes Andersson. Infine, come contenuti aggiuntivi, c'è un poster con la copertina del disco e i quattro calchi insieme. Sfogliamo ora l'artbook vero e proprio, che funge anche da contenitore, come abbiamo visto prima, per i due vinili, e le stampe e il poster. Apriamolo. In esso sono contenute testi delle canzoni, le fotografie che abbiamo visto prima che si alternano e anche queste stampe molto particolari che richiamano comunque quel bilanciamento tra esoterico, ricerca se vogliamo spirituale, mantenendo comunque dei punti di contatto se vogliamo anche con i lavori precedenti, fino a che non arriviamo alla fine, dove sono contenute, potete vedere, anche il testo di una delle due bonus track, e comunque viene riportata anche la seconda bonus track. L'originalità di questo disco, la bellezza e la cura dell'edizione limitata che vi abbiamo appena mostrato ci spingono a consigliarne l'acquisto
trovate il link qui sotto, soprattutto ai collezionisti, ma anche a chi ha seguito i Tribulation passo dopo passo nella loro multiforme ed enigmatica carriera. Come sempre, lasciateci i vostri commenti su cosa ne pensate del disco e del suo formato fisico. Noi vi diamo appuntamento al prossimo episodio di Metal Italia Unboxing.